presso il Centro Culturale Emmaus si è svolta la presentazione del libro Il primo Pinocchio di Guido Clericetti, l'autore del testo e delle immagini. La presentazione è stata condotta da Alfredo Tradigo, a nome della casa editrice Mimep Docete. Io che ho un po' seguito tutto il lavoro insieme appunto con Valerio, con le suore della Mimep Docete, che hanno creduto subito a questa impresa, perché è stata davvero un'impresa. Ha detto bene Guido dicendo che non si aspettava un'edizione così grande in questo formato, ma noi della casa editrice Mimep Docete ogni anno vogliamo offrire un libro strenna al nostro pubblico. Come ospiti erano presenti l'autore Guido Clericetti e Francesco Bernacchi, segretario generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Allora, rivedendolo, ho visto che alcuni versi zoppicavano, che era un po' troppo sintetico, e allora ho aggiunto 10 disegni e soprattutto molte strofe in più per raccontare più dettagliatamente la storia. Adesso trovo questo piccolo capolavoro e sono molto grato e ringrazio Mille, che non credo che mi voglio dire, e Valerio che me l'ha fatto fare. Quando lo prendo in mano dico come lo valuto, parlo di me stesso. Intanto la sua immagine, come si presenta, il formato, la carta che è una cosa fondamentale. Poi si pensa sempre al suo contenuto, ma ci sono anche tanti altri elementi. Quindi ho apprezzato molto questa consistenza, quindi una carta pregiata, e quindi questo vuol dire anche che l'editore ha voluto dare una sua importanza. Esattamente. Il suo profumo, se voi aprite un libro quando è nuovo, manda dei sapori e degli odori che sono affascinanti, se vogliamo. Poi si perdono nel tempo, ma anche questo ha il suo valore, vuol dire che è un libro fresco, vuol dire che è un libro dove c'è stato sopra lavoro. Beh, non si possono leggere anche sul computer, si leggono, ma non danno ovviamente la stessa. Poi il contenuto è molto divertente. Ha preso la parola anche Suor Teresilla, direttrice della Mimep Docete, ringraziando tutti per la collaborazione. Guido Clericetti, abbiamo detto che lo facciamo volentieri, e abbiamo cominciato a lavorare, come ha detto Francesca, proprio ha lavorato alcuni disegni, perché bisognava proprio un po' aggiustarli, un po' metterli, uniformarli con quelli nuovi, e così è stato un bel lavoro. Inoltre, Adele Causini ha fornito la sua testimonianza sull'attualità di Pinocchio in ambito teatrale. Alla fine, i presenti hanno avuto l'opportunità di acquistare il libro e ricevere l'autografo dell'autore.